Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux e per sempre. Benvenuti nel mio canale. Oggi un video un po' particolare. Mi trovo su Debian, Debian Stable. Vedete? Abbiamo qua il nostro bel NeoFetch, Debian GNU Linux 11, con kernel 5.10.0. E come desktop, come ambiente grafico, Mate. Bene, siamo sicuri? Sono veramente su Debian? Ma no, guardate, adesso sono su Arch Linux. Arch Linux, sempre con kernel 5.10.0. Com'è possibile? Se non credete a ciò che state vedendo, guardate qua. Installo un programma con apt. Quindi, perché sono su Debian, posso installare con apt. Sudo apt install, diciamo, VLC. Va bene, ci vorrà un poco. Sta scaricando. Direi che nel frattempo, perché no, mi scarico qualcosa con Pacman. È possibile scaricare su Debian con Pacman? Vedremo. Sudo Pacman. Installiamo, non lo so, mPlayer. Se abbiamo due programmi di video. Guardate, sto installando mPlayer. Adesso vediamo quale scaricamento sarà più veloce. Va bene, metto il video in pausa e ci vediamo dopo. Bene, ha finito di scaricare sia VLC che mPlayer, ma mi sono reso conto che mPlayer non è un programma che compare nel menu. Sicuramente lo possiamo utilizzare. Non ho nemmeno video qua. Va bene. Scarico qualcos'altro con Pacman. Sudo Pacman. Installiamo. Cosa possiamo installare? Cheese. Un programma per la webcam. Va bene. Metto in pausa. Ci vediamo dopo. In realtà nemmeno Cheese compare nel menu delle applicazioni. Comunque vi faccio vedere che posso avviare VLC che ho installato tramite apt. Eccolo qua. Posso avviare Cheese che ho installato tramite Pacman. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo mischiato le due distribuzioni Debian e Arch. E quindi sto utilizzando in questo momento Cheese presente sui repository di Arch, la versione di Arch di Cheese e la versione di Debian di VLC. A cosa possa servire una cosa del genere? Sinceramente non ne ho idea, non riesco a capire il motivo per cui Bedrock Linux esista. Magari c'è qualcuno a cui qualcosa del genere possa servire. Diciamo che sul loro sito, loro come esempio danno un classico esempio di Debian per avere un sistema stabile, con però i programmi aggiornati di Arch Linux e magari la possibilità di usare i repository AUR di Arch Linux. E poi continuano dicendo che si può, ad esempio, sfruttare la compatibilità di programmi specifici con le librerie di Ubuntu. Comunque diciamo che per l'utente medio non ne vedo davvero l'utilità. Rimane comunque una cosa fighissima questo mischiare diverse distribuzioni. Vi faccio vedere di nuovo come ho mostrato il NeoFetch per Debian e per Arch. Perché in realtà se scrivo semplicemente NeoFetch, ecco, compare il NeoFetch di Bedrock Linux. Se invece utilizziamo il comando struct trattino R e poi indichiamo lo strato, ad esempio Debian e il comando NeoFetch, ecco che vediamo il NeoFetch di Debian. Se do lo stesso comando, però struct trattino R arch NeoFetch e vediamo il NeoFetch di Arch Linux. Ovviamente ho installato entrambi i NeoFetch. Ho dato quindi sudo apt install NeoFetch e sudo pacman trattino S NeoFetch. Per quei pazzi che volessero provare questa figata, vediamo un po' come si fa. Magari fatelo su macchina virtuale, non sul vostro sistema che utilizzate ogni giorno. Ed eccomi su Debian. Ho
Come strato da cui partire ho scelto questa distro, ma va bene anche un'altra distribuzione. Per sicurezza possiamo guardare anche la lista della compatibilità e vediamo che ad esempio Alpine Linux non ha problemi conosciuti, nemmeno Arch Linux, nemmeno Artix, eccetera, eccetera. E vediamo anche quali distribuzioni sono possibili da scaricare come strati aggiuntivi. Bene, andiamo a scaricare lo script. Faccio un wget, wget e il link. Mi sta scaricando lo script, benissimo. E quindi possiamo installarlo con sh bedrock linux bla 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 trattino trattino hi jack. Ok, adesso dobbiamo scrivere not reversible. Ah già, dobbiamo farlo da root ovviamente, quindi vado con sudo password not reversible. Ok, già fatto. Quindi non siamo più su un sistema Debian, ma siamo su Bedrock Linux. Una volta eseguito lo script e riavviato il sistema, ci troveremo di fronte alla nostra normalissima Debian, senza alcun altro strato aggiuntivo installato. Da questo punto in poi possiamo decidere cosa installare. Allora, apro un terminale. E vado con BRL Bedrock Linux fetch list. Qua abbiamo la lista delle distro che possiamo installare, la lista dei strati. Ogni distro viene chiamata su Bedrinux strato. E allora, se vogliamo installare, non so, diciamo void, vado con BRL fetch void. Ovviamente devo farlo col sudo, do la password e mi sta scaricando void. Praticamente in questo modo possiamo avere una qualunque distribuzione Linux, anche la più difficile da installare. Diciamo, se non riusciamo ad installarla, andiamo con una da prima con uno strato iniziale che sì, riusciamo ad installare. E poi aggiungiamo uno strato secondario. Una figata, insomma. Va bene, sta scaricando void. Metto in pausa. E ci vediamo dopo. Ha scaricato void, quindi da questo punto in poi possiamo anche utilizzare il comando xbps install nome pacchetto. Credo che sia così. In realtà non ho mai utilizzato void. Ad esempio, vediamo, installo, non lo so, Vim. Esatto. Va bene, vi mostro un po' il tutorial che è presente su Bedrock Linux. Scriviamo BRL tutorial basics. Premiamo invio. E va bene, abbiamo bisogno di di un'altra finestra, di un altro terminale. Lo apro qua. Quindi, primo comando che ci consiglia, in realtà l'abbiamo già visto, BRL fetch list per avere la lista delle distro disponibili. Poi, possiamo installare Alpine con BRL fetch, ovviamente sudo brl fetch trattino n tut alpine alpine. Va bene, sta scaricando alpine. Il tutorial ci mostrerà come è possibile utilizzare in combinazione un programma scaricato da Alpine e un programma scaricato da Void.
Ho dato quindi questi due comandi e quindi mi trovo due strati, uno con Alpine e uno con Void. Andiamo avanti con il tutorial. Qua mi dice di dare apk-help. Apk dovrebbe essere il package manager, il gestore dei pacchetti di Alpine. Quindi diamo questo comando e ovviamente mi funziona. Andiamo avanti. Dopodiché ci dice di provare l'help di XBPS, cioè il gestore dei pacchetti di Void. XBPS install help. Va bene, fin qui tutto chiaro. Dopodiché ci dice di installare con apk il programma JQ. Lo facciamo. Quindi stiamo installando JQ di Alpine e poi installiamo JO di Void. Ok, fatto. A questo punto scriviamo JO distro uguale bedrock. Pipe jq.distro pipe t su tmp tut 1. Ok, risultato è bedrock. Andiamo avanti, poi ci dice di installare la documentazione di JQ. Quindi sudo apk-add jq doc. Fatto. E poi sudo xbps install man. Cosa faremo adesso? Con il programma man di Void andremo a visualizzare la pagina di manuale di JQ. Quindi man, ripeto, è il man di Void. JQ invece l'abbiamo installato su Alpine. Mentre i programmi che seguono sono quelli di Debian. Tut 1. Esatto, e quindi stiamo vedendo la pagina di manuale di un programma installato su Alpine, però con il programma man, con l'eseguibile man di Void. Va bene, penso che questo possa bastare. Ripeto, non ne capisco l'utilità di tutto ciò, però rimane una figata assurda. Va bene, ci vediamo alla prossima. Ciao da Clarintux!